Bella a tutti, raga, qui è Miro. Eccoci qua nel video spartita di Genoa-Cagliari, che ancora deve finire. Mancano 10 secondi, ma tanto il risultato è quello. Qui contropiede del Genoa ed è finita. Abbiamo dato 3 punti a una squadra che non vinceva da... Io non so che dire. Non so che dire. La cosa bella è che ci saranno gli amanti di Maran, coloro che, per cui Maran non va esonerato perché lui è bravo. Lui è bravissimo. È bravissimo. Che diranno: ma se abbiamo perso oggi è colpa della sfiga. Allora, premetto che io il primo tempo non l'ho visto perché stavo sul treno, ho visto soltanto il secondo. Allora. Fatemi segna qua. Perché Maran è bravo. Abbiamo perso perché siamo sfigati, ok? No perché Maran non capisce un cazzo. No, perché siamo sfigati. Ok, Maran, guai a chi tocca Maran, ragazzi. Ma stiamo scherzando? Guardiola. Guardiola. È l'unghia del mignolo di Maran, se permettete, scusate, eh. Klopp. Klopp. È Maran che gli dà ripetizioni. Klopp prima della partita chiama Maran e si mettono d'accordo su quella che è la formazione che deve schierare Liverpool. Come fate a difendere Maran? No, ma sinceramente, io me lo chiedo veramente. Come fate a difendere Maran? Cioè, voi lo vedete che il Cagliari non è capace a fare un cazzo se non a crossare? Cioè, vi è palese sotto gli occhi, vi è proprio sotto gli occhi il fatto che se il Cagliari non crossa, in attacco noi non combiniamo una minchia? E quell'unica volta, perché è l'unica volta che l'ho visto, in cui Nainggolan tenta il tiro da fuori deviato che va a sbattere sulla traversa, lì ci deve di pure Zella che João Pedro non la riesce a colpire di testa bene e la manda alta. Vi rendete conto che noi non abbiamo una prima punta fisica? Ok? Ma continuiamo a giocare come se ce l'avessimo. Solo e soltanto cross. Vi lamentate che Simeone non fa gol? Grazie al cazzo, continuiamo a giocare così? È normale. Come deve giocare un attaccante come Simeone? Palla a terra. Semplice. Ma proprio lineare. Ma a me la cosa che mi fa ridere è che penso sia no palese. Di più il fatto che il Cagliari, volendo sui tiri da fuori, può essere molto molto pericoloso. Ok? Quando abbiamo un calcio piazzato, precisamente i calci d'angolo, quando vanno i saltatori nell'area, fuori dall'area non rimane più nessuno per tentare un eventuale tiro da fuori. Non c'è nessuno. Non c'è assolutamente nessuno a tentare la botta. Ma cazzo, provaci. Perché devi provarci sempre e solo e soltanto con i cross? Perché? Non lo scopriremo mai. Comunque no, non li prendiamo i terzini destri a gennaio. Meglio Mattiello. Meglio Mattiello. Che pare che sta a tenere la borsa quando corre, regà, a me mi faceva ride. Io non riesco a essere incazzato perché io guardavo Mattiello correre e sinceramente mi veniva veramente da ridere. Per carità, è veloce, agile e tutto, ma fa ridere quando corre. Fa veramente ridere. E vabbè. Il Napoli ha perso con Lecce. Vedremo che dovremo fare. Riusciremo a perdere anche contro il Napoli? Cioè, il Napoli, parliamoci chiaro, sta che pezza al culo. Quindi probabilmente perderemo anche contro il Napoli. Però. Però. Oh, Maran.
Ma è un allenatore, regà. Coi controcoglioni, eh. Non so in quale universo, però lo è. Fidatevi, lo dico io. Mamma mia, mamma mia. Che vergogna. Che vergogna. Chi era Passetti che ha detto non abbiamo trovato difensori in grado di aumentare il livello della difesa del Cagliari? Ci pensate prima alle cose che dite o cervello e bocca assolutamente per niente collegati? Raga, mi è da ridere perché tanto basta guardare il video che ho fatto su Carli. Cioè, lì ho proprio riassunto tutto quello che è successo oggi. Tranne per il fatto che non ho parlato di Maran. Arriverà l'esonero per Maran? Non so se sperarlo o meno. Perché effettivamente adesso chi c'è che potrebbe venire a Cagliari? Non lo so, non lo so. Vabbè, raga, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella. Mi raccomando, Maran. Maran sì che è un allenatore.